Buonasera, buonasera a tutti i telespettatori, bentornati a una nuova puntata di Studio Robur, Robur che nella scorsa settimana scende in campo sempre al Franchi due volte, una vittoria con la Pianese, la prima in casa e però anche una sconfitta con la Pro Vercelli ieri pomeriggio, 2-1, tutti i gol nel primo tempo, un Siena che comincia bene, segna anche il gol del vantaggio con Baroni, poi però in due occasioni la Pro Vercelli ribalta la situazione, nel secondo tempo non riesce il pareggio come era riuscito nelle partite precedenti con l'Arezzo e con la Pistoiese e alla fine arriva una sconfitta che interrompe una serie di risultati utili che durava da 6 partite, 4 vittorie e 2 pareggi, 7 partite considerando anche la Coppa Italia. La classifica però rimane più o meno la stessa perché vince solo la Carrarese ad alta quota, quindi tutto sommato il bicchiere mezzo pieno lo possiamo anche vedere. Poi ci soffermeremo sulla classifica. Il Siena dista 2 punti dal secondo posto, occupato da Renate, che sarà, guarda caso, il prossimo avversario nel prossimo turno. Presento subito i miei ospiti. Una buona serata ad Annalisa Petri. Buonasera a tutti. Salutiamo anche Lapo Cinelli, Ciao Giuseppe. Luciano Sardone Ciao Beppe, buonasera a tutti. e Lorenzo Mulinacci. Buonasera. Presidente del Siena Club Fedelissimi, faremo anche una parentesi magari in fondo sulla situazione tifoseria-società che non è proprio con rapporti positivi in questo momento, ci sono stati alcuni piccoli screzi. Prima però parliamo di campo, parliamo di calcio giocato, ci vediamo gli highlights, la sintesi della partita di ieri tra Siena e Pro Vercelli. Dopo la vittoria con la Pianese, il tabù casalingo interrotto, il Siena torna a giocare al Franchi con la Pro Vercelli di Gilardino. La Robur parte benissimo, schiacciando gli avversari e creando occasioni. Cesarini, con un cross basso dalla sinistra, costringe Benedetti a concedere un calcio d'angolo e proprio dagli sviluppi del corner la Robur passa. Baroni esce vincitore dal parapiglia in area e trova la sua prima firma in bianconero. La partita sembra sui binari giusti e invece dopo appena 6 minuti Baroni si fa male e resta a terra. L'azione prosegue con Rosso che crossa dalla sinistra e Azzi, liberissimo sul secondo palo, mette dentro approfittando della superiorità numerica. Gli ospiti sono sempre pericolosi in ripartenza. Cesarini perde palla, Azzi in volata va al cross e Comi svetta imperioso anticipando un distratto Buschiazzo entrato poco prima al posto dell'infortunato Baroni. I bianconeri tentano in tutti i modi di raddrizzare la gara, sfiorando più volte la rete del pari. Al 34esimo ci prova Guidone che raccoglie l'assist di Okada in tuffo e non trova lo specchio per questione di centimetri. Ma l'occasione più clamorosa la crea Buschiazzo che si inserisce in area e piazza la palla con un preciso colpo di testa, neutralizzato da un bell'intervento di Saro. Nella ripresa dal canto cambia interpreti, dentro Arrigoni e Lombardo, poi Dauri e Ortolini, ma la Robur sembra più spenta e con meno idee. A creare la prima vera chance sono infatti gli ospiti, sempre in ripartenza, con Rosso che di sinistro trova la deviazione di Confente. I bianconeri allora provano a sfruttare le proprie torri nel gioco aereo, prima Guidone non riesce ad angolare, e poi Buschiazzo neutralizzato da un altro grande intervento di Saro, salvato successivamente dal palo, sul tapin a pochi passi di Ortolini. La parte finale viene allungata da un caso curioso, l'infortunio del guardalinee De Chirico, rimpiazzato dall'addetto agli arbitri del Siena Fabrizio Ernetti. Dall'altra parte invece va il team manager della Pro Vercelli. Negli 11 minuti dopo il 90esimo saltano gli schemi e fioccano le occasioni. Al 94esimo Azzi, incontenibile, si fa tutto il campo in volata e a tu per tu con Confente prova a piazzare all'angolino sfiorando il palo. Va vicino al gol dell'1-3 anche il subentrato Cecconi con un sinistro da posizione ravvicinata disinnescato da un buon intervento di Confente. Gli ultimi minuti sono la sintesi perfetta del Siena casalingo, ovvero un po' sfortunato e un po' sprecone. Il pallone nel giro di 30 secondi si trova per 2 volte vicino alla linea di porta, con Ortolini che non riesce a trovare la conclusione vincente. A partita praticamente conclusa, Azzi effettua un altro monologo sulla destra e, atterrato da un esausto Gerli, guadagna un calcio di rigore che lui stesso tira. Confente para, Mal prende il palo, ma è tutto inutile perché il direttore di gara fischia 3 volte e sancisce la fine del match, la quarta sconfitta casalinga per i bianconeri, che dopo il sospiro di sollievo preso con la Pianese adesso rivedono il fantasma di una maledizione che credevano di aver rotto. Queste le immagini di Siena Pro Vercelli, un Siena Lapo che aveva cominciato anche bene, forse uno dei migliori inizi di questo campionato, gol a parte e anche gol subiti a parte, perché un primo tempo direi anche ottimo, no? Ma forse il migliore per occasioni create, per controllo della gara, della partita, quasi impeccabile. Gli stessi gol subiti derivano da un misto di sfortuna, il primo in particolare perché c'era Baroni a terra, poi
forse poi lo rivedremo nel dettaglio, c'è anche un dubbio su una palla che poteva essere buttata. Barone è uscito ed è in questo momento il migliore della difesa. Nel secondo la Provercelli ha fatto un gol straordinario, difficilmente ripetibile, e il Siena ha avuto tantissime occasioni per pareggiare la partita, per rientrare in gara. Questo poi è dovuto a due cose: il problema attaccanti, che sappiamo c'è, perché si segna poco, si finalizza poco, però ragazzi, un po' di sfortuna va ammessa, perché se quel colpo di testa di Guidone va in porta, parliamo di un'altra partita. Loro hanno fatto una partita buona, quella che dovevano fare, con grandi prestazioni individuali, perché bisogna anche dare merito agli avversari quando si perde e quando è giusto, perché Azzi sembrava di un'altra categoria, Comi ha fatto una grande partita, ma quelli davanti hanno giocato tutti bene. Il Siena è nel secondo tempo e c'è qualche rammarico, perché non hanno dato continuità alla prestazione della prima frazione. Sono sembrati un po' spenti, qualche mossa del mister che ha lasciato un po' quantomeno perplessi, perché l'uscita di Cesarini, nonostante non fosse il miglior Cesarini in questo secondo tempo, è poco comprensibile sempre, no? Perché è il miglior giocatore, quando perdi ti aspetti che rimanga sempre in campo, e poi ne parleremo dopo. Lombardo, insomma, a grandi tratti non ha convinto, però a parte questo, uno degli errori secondo me più gravi nel secondo tempo è stato che siamo stati, ora non mi ricordo se 20 o 30 minuti, con Guidone e Ortolini in campo, quindi credo che lo scopo fosse quello di sfruttare i giocatori alti per colpire di testa di cross, e abbiamo messo pochissimi cross rispetto a quello che dovevamo fare, e poi le occasioni sono nate da questi traversoni. Cioè, ci siamo infognati spesso, verticalizzazioni basse, possesso palla, quando loro erano bassi, ripartivano e basta, e qualche palla alta in più secondo me non guastava. Comunque, critiche a parte, secondo me è una sconfitta che fa male per come arriva e per la storia che il Siena ha in casa in questa stagione. Però dal punto di vista futuro, secondo me, ancora una volta si è visto un buon Siena nel primo tempo, e questa prestazione eccellente in parte attutisce ovviamente la tristezza che c'è per forza per la sconfitta. Luciano, sembrava trovata, no, la soluzione in casa, piano piano, due pareggi a Arezzo Pistoiese, la vittoria con la Pianese, e adesso è riemersa un po' questa misto di sfortuna, di non lo so, anche tanti fattori, non c'è ovviamente solo la sfortuna, perché il Siena a mio avviso ha quasi regalato un secondo tempo, no? Dopo un ottimo primo tempo. Sì, sono d'accordo, sì, il Siena ha regalato il secondo tempo, e ieri non mi è piaciuta la gestione dei cambi, e magari ne parleremo anche, però effettivamente a volte le partite sfortunate possono essere riassunte attraverso un giocatore, Baroni che sblocca la partita, e poi vai a beccare gol con Baroni che era in terra, e poi dopo esce anche, quindi è come se Baroni fosse stato non l'emblema. Solo il gol, il secondo gol, esatto, nasce da un errore di Buschiazzo entrato che è andato al posto, e quindi diciamo che Baroni è un po' la chiave di volta di questo match, e il parametro di come il Siena ha in questo giocatore catalizzato tutte le sue sfortune in parte. E il primo tempo ha giocato benissimo, anche con voglio dire, in modo inconsueto, perché il Siena ci ha abituato al rastrello a partire sempre un po' a marce ridotte, spesso sotto, invece questa volta era andato in vantaggio e comunque sia mostrava anche delle buone trame di gioco. Il problema è che poi nel secondo tempo abbiamo dovuto riassestare la difesa, e questo non è stato un buon viatico per il resto della squadra. Entrò Buschiazzo e non ne ha giovato anche tutto il pacchetto difensivo. E poi devo dire molto onestamente, c'è stato questo incomprensibile cambio operato dal nostro mister, che ha voluto buttare nella mischia un giocatore che ha 0 partite su 11 nelle gambe, Lombardo, poi ci arriveremo, al posto di un giocatore che non stava andando male e che ha nella corsa la sua migliore qualità. Secondo me questo è un errore gravissimo, a parte un allenatore che dovrebbe avere l'esperienza sia da calciatore che da allenatore, quindi questo io me lo spiego male, una cosa del genere proprio la trovo quasi incomprensibile. Detto questo, anche l'esperimento delle due prime punte non mi è piaciuto tantissimo, e sono d'accordo con Lapo, Cesarini non lo levo mai, Cesarini da questa squadra non si deve mai togliere. Io so di quelli che quando
voi eravate piccini e forse nemmeno nati, quando Sacchi de Bobbaggio al mondiale del 94, insomma, spensi la televisione in una partita mondiale. Quindi voglio dire, io giocatori come Cesarini non le levo mai, soprattutto insomma, se poi devono entrare giocatori con caratteristiche totalmente differenti, che sebbene poi funzionali a un gioco che poi alla fine non c'è stato, perché insomma, ecco, il secondo tempo regalato, e questa volta il mister me lo consentirà, secondo me ha sbagliato qualcosa anche lui. Guarda, a proposito, hai nominato il mister, noi ce lo sentiamo in conferenza stampa, la prima parte di Alessandro Dal Canto. Credo che la squadra abbia fatto una buona gara, abbiamo creato una marea di occasioni, oggi non posso neanche rimproverare, che ne so, atteggiamento piuttosto che cattiveria, piuttosto che uno tira, tenta di fare gol, non penso che qualcuno di miei oggi abbia tirato sperando che la palla andasse fuori, abbiamo avuto 4-5 veramente clamorose, il primo tempo abbiamo concesso un gol su un frangente dove un giocatore è rimasto a terra e è capitato, non abbiamo neanche avuto il tempo per... C'è stato un cambio di gioco immediato per tentare di rimediare in qualche modo o aver avuto poca malizia, perché non c'è stato il tempo di avere malizia, ecco, su una situazione così. Secondo, è una ripartenza su un giocatore forte, perché oggi Azzi ha dimostrato di essere un giocatore forte, ci ha messo in croce da solo, però per il resto la squadra secondo me ha prodotto tanto e oggi non si merita di uscire sconfitta, però tanto è la stessa cantilena di tante partite di quelle che abbiamo fatto in casa. Oggi rispetto a quelle altre, secondo me, siamo stati estremamente pericolosi e dovevamo tentare di raccogliere di più. Andato in vantaggio subito e sembrava un'inerzia abbastanza netta da parte nostra, ma la partita secondo me è proseguita su quella falsa riga lì. Abbiamo avuto primo quarto d'ora del secondo tempo, forse, dove ci siamo appannati un pochettino, poi la squadra ha riprodotto delle occasioni. Chiaro che più la partita va avanti, più ci siamo scoperti, quindi abbiamo concesso anche qualcosa in contropiede, però ci sono pure gli altri, alla fine non portiamo a casa niente, secondo me. Bisogna che ci rialziamo subito, è una sconfitta un po' pesantina da digerire questa rispetto a quelle altre che abbiamo subito, perché mai abbiamo prodotto così tanto. Non sono state per mancanza di cattiveria, o insomma, siamo andati pure cattivi, il portiere ha fatto due parate clamorose, è là apposta. Nel finale, non so, sono passate due palle sulla riga di porta, non siamo riusciti a spingerla dentro. Va così, il problema è che va così sempre in casa. Io resto dell'opinione che i punti, prenderli in casa o prenderli fuori, quelli sono quelli che la squadra si è meritata fino ad oggi. È chiaro che fa un po' rumore che ogni volta che giochiamo in casa ci inceppiamo, ogni volta che andiamo fuori invece sembra che la squadra benefici di qualcosa che in realtà non c'è, perché oggi, non lo so, se avessimo perso oggi questa partita qua fuori casa, la differenza non c'è, purtroppo ci succede in casa e dà fastidio un po' a tutti, questo sì. Allora, dà fastidio un po' a tutti questa sconfitta, dice Dal Canto, darà fastidio penso anche al presidente dei fedelissimi Lorenzo Bulinacci. Come possiamo commentare questa partita del Siena? Ma sai, credo sia stata già commentata sia in studio e anche dall'allenatore, una partita credo molto sfortunata, e tutti si pensava nel momento in cui siamo andati in vantaggio di aver già portato a casa la partita. Poi invece ci sono stati quei due episodi, secondo me l'arbitro poteva anche fischiare, perché si vedeva chiaramente che il giocatore si era fatto male, non era certamente che rimaneva in terra per perdere tempo. Giustamente la Provercelli ha continuato a giocare, perché io avrei fatto lo stesso, però si è preso il gol per colpa del giocatore che è rimasto in terra. Anche il secondo è scaturito subito dopo il cambio con Buschiazzo, che c'aveva da prendere ancora la posizione, e quindi una partita sfortunata, devo dire, rispetto alle altre perse in casa forse è quella più meno meritata, perché nel secondo tempo abbiamo avuto tantissime occasioni, nel primo tempo lo stesso, vuoi per
magari un pizzico di cattiveria da parte dei nostri attaccanti, ma soprattutto anche dalle capacità del portiere e anche da molta sfortuna. Credo che bisogna, non si può fare diversamente, bisogna domani ricominciare ad allenarsi, poi si va in trasferta in casa della seconda in classifica, sperando di continuare il trend positivo in trasferta, perché è vero quello che dice il mister, che i punti fatti in casa in trasferta per la classifica sono gli stessi, per gli spettatori che sono la domenica allo stadio un po' meno. Sì. Ma infatti quello che indispettisce secondo me è la prospettiva mancata che ci dà questa partita, perché al di là della sfortuna che comunque c'è stata, perché comunque il Siena ha creato, e probabilmente questa partita non va nemmeno presa come bilancio generale, no? Quello che indispettisce è proprio la prospettiva, perché con 3 punti il Siena avrebbe fatto 9 punti in una settimana, sarebbe andata a seconda in classifica da sola e avrebbe affrontato il match con il Renate, che è secondo in classifica, una prospettiva totalmente differente. Ora voi mi direte: certo, il campionato è un campionato strano, poi vedremo i risultati, perché il Renate ha pareggiato contro il Monza e stava vincendo 2-0 al 90esimo, è vero, però sembra sempre che quando il Siena ha una prospettiva per dare uno slancio in più al proprio campionato, c'è sempre qualcosa che non va. Questo quasi storicamente mi verrebbe da dirlo, e questo indispettisce. Ora non so se Lorenzo potrà confermarlo, e alla fine poi emerge sempre questa poca serenità che c'è nell'ambiente, no? Certo. E che è, non so a cosa sia dovuto, però è percepibile, e a volte ed è per questo che vincere tra le mura amiche servirebbe, anche se statisticamente vincere 2 partite consecutive in casa e soprattutto dopo 3 giorni non è facilissimo, però almeno un punto lo potevamo anche prendere e ce lo saremmo tenuti. Certamente. Facciamo una pausa, poi torniamo, ci deve sentirci ancora Panizzi con Fente a parlare della partita, a guardare i gol, perché il Siena ha segnato il primo gol su calcio d'angolo della stagione, anche se purtroppo è servito a poco. Pausa e poi torniamo. Allora, a grandi linee abbiamo commentato con i nostri ospiti la partita di ieri contro la Pro Vercelli, adesso andiamo a analizzarla un po' dettagliatamente. Cominciamo dal primo gol che ha sbloccato la gara. Il Siena è partito forte, ha creato un paio di occasioni, la prima con Gerli, la seconda con Cesarini, e poi sul calcio d'angolo è arrivato il gol di Baroni, che è una delle più piacevoli sorprese, è anche il primo gol su calcio d'angolo, e questo diciamo è un fatto che si può accogliere con piacere. L'Apo, il Siena non aveva mai segnato da corner, ma non solo il gol, si è reso pericoloso anche in altre circostanze sempre nel primo tempo, perché Guidone ha avuto un'altra occasione e Buschiazzo soprattutto ha impegnato il portiere con una grande parata. Non so se è per demeriti della Pro Vercelli, ma non credo, anche vedendo comunque le statistiche di una squadra ospite che comunque subisce poco, quindi direi che magari qualcosa sta cambiando. Allora, è fondamentale essere efficaci nei calci da fermo, perché in questa categoria, ma nel calcio in generale, le partite si vincono spesso, questi episodi sempre di più, e io credo che ieri la differenza l'abbia fatta la qualità con cui si calciano, perché è vero che poi il gol arriva da un rimpallo, la palla che rimane un po' lì, però ieri Serrotti ha calciato bene la maggior parte dei calci d'angolo e delle punizioni, ed è fondamentale, perché se noi andiamo a vedere le settimane scorse non abbiamo battuto bene forse una volta un calcio da fermo, io non ne ho ricordo, e questo è fondamentale perché poi le partite le sblocchi. Ora, ieri hai perso, però insomma le partite durano 90 minuti eccetera eccetera, però con la Pro Patria, con l'Olbia ci hai perso per 2 calci da fermo, ancora ne hai segnato, poi gli schemi, l'abilità, quelli qui era un altro, cioè Buschiazzo ha fatto gol praticamente, quello gli ha torto la linea di porta, però vanno battuti bene, tesi, perché quando poi metti una palla pericolosa, che sia da calcio da fermo o cross, però cross è più difficile, quindi questo lo sappiamo, ma i gol che hanno fatto loro, in particolare il secondo, lì Buschiazzo può avere qualche responsabilità, ma se te tiri forte, teso, preciso sull'attaccante e quello ti arriva in corsa,
è difficile che il difensore possa farci qualche cosa. Cioè, qui allora, lo vediamo, ha fatto un assist perfetto verso Comi, poi Comi trova l'Eurogol, se ci prova 100 volte non ce la fa, però ragazzi ci vuole la qualità nei passaggi. Ripeto, nei cross è complicato perché anche in Serie A è difficile vedere terzini ali che li fanno bene, ma da calci da fermo bisogna migliorare e bisogna riconoscere che ieri Serrotti ha fatto molto bene da questo punto di vista e in generale perché è stato uno dei migliori in campo. È vero. Sì, se posso aggiungere, Giuseppe, sono d'accordo, nel calcio è fondamentale, oltre a quello che dice Lapo, anche il primo controllo. Si calcola che circa il 70% dei gol che vediamo nel calcio provengono da palla inattiva. Quindi potremmo sicuramente sfruttare questo fondamentale e si sa che comunque Lombardo è stato preso anche per questo, perché insomma è bravissimo nel calciare la palla. Quindi direi che non dobbiamo sottovalutare nessun aspetto, perché quando sentiamo parlare gli allenatori e loro parlano di dettagli, i famosi dettagli sono proprio questi, cioè preparare insomma anche degli schemi adatti per andare a sbloccare una partita. Poi Lombardo ci soffermiamo anche tra poco, tra l'altro è uno degli elementi positivi, appunto i calci da fermo, perché anche su punizione il Siena ha dimostrato di essere più pericoloso in questa partita. I lati negativi invece, e possiamo anche andare al primo gol della Provercelli, quindi il gol dell'1-1, è anche la difesa. Dal canto si è soffermato più volte, prendiamo gol a ogni soffio di vento, le cose sembravano fossero aggiustate negli ultimi tempi, invece così non è stato, perché con la Provercelli alla prima occasione, alla prima uscita, Provercelli segna qui con Azzi, libero perché Baroni rimane a terra, il Siena scala, Migliorelli va a ricoprire la posizione di Baroni, insomma del centrale di sinistra, e rimane scoperto Azzi sul secondo palo. È una situazione dove c'è un mix di sfortuna, anche un mix di ingenuità, perché ricordo un possesso del Siena dopo l'infortunio di Baroni, però andando in ordine non so se possiamo vedere l'immagine del momento dell'infortunio di Baroni quando si scontra con un avversario, perché poi è da lì che nasce tutto, questo è il momento, con Baroni che calcia il pallone e poi va giù. Diciamo che poteva anche essere sanzionato al di là di tutto. È punizione, cioè secondo me c'è poco da discutere, perché sono interventi Baroni, pericolosi a prescindere. Sì. Quindi. Baroni la calcia via e c'è effettivamente l'intervento falloso, però al di là di questo non spetta poi all'arbitro interrompere il gioco se non c'è un fallo particolarmente violento, come un colpo alla testa soprattutto, no? Quindi sì. Non è l'arbitro a sbagliare in questo caso, non è neanche la Provercelli a sbagliare, perché a parti invertite il Siena avrebbe fatto la stessa certamente, cosa certamente. No, Baroni dispiace perché Giuseppe secondo me è l'uomo che registra il reparto difensivo, oltre ad essere molto brillante nella fase di distribuzione di gioco è molto bravo anche in fase di anticipo. Chiaramente noi abbiamo sempre detto anche a livello di battuta dei giocatori del Siena non sono fenomenali nel marcare gli attaccanti, ma questo in generale nel calcio moderno non ci sono tanti difensori che sanno difendere. Però al di là di questo, ieri l'uscita di Baroni ha destabilizzato un reparto. Abbiamo visto che comunque sia tutti quelli che poi hanno operato hanno dovuto reinventarsi, ridistribuirsi in quegli assetti che sono delle alchimie, specialmente nel reparto difensivo quando si consolida. Quindi ieri, al di là che abbiamo perso e sprecato tra virgolette un cambio utile, abbiamo avuto un danno strutturale, se mi passi il termine, a tutto il complesso della squadra, non solo quello difensivo. Tornando a Baroni, ha parlato di questo argomento, di questo episodio dal canto, che non ha criticato tanto questa situazione quanto il metro di giudizio in tutta la gara. Sentiamoci dal canto e poi commentiamo. Io parto dal presupposto che quando un uomo sta per terra, siccome ci viene detto 500 volte che è a discrezione dell'arbitro per fermare il gioco, la Provercelli ha giocato e io non sto a dire niente ai giocatori della Provercelli, perché se fosse successo noi avremmo dovuto fare la stessa roba. Però poi l'arbitro, nel secondo tempo, ha fermato due volte il gioco con un giocatore per terra, allora non mi sta più bene. È il discorso che ho fatto tante volte. Io non voglio opinare le prestazioni dei direttori di gara, perché sono già a sufficienza a pensare ai miei e a me stesso. Però siccome non ci giochiamo hamburger e patatine fritte,
bisogna far meglio sotto questo profilo qua. Vogliamo prendere una linea sia uguale per tutti, no? Un tanto a chi una volta, un tanto a chi un altro, sennò facciamo casino come ha fatto oggi. Quindi dal canto Lorenzo chiede una uniformità di giudizio, cioè se viene interrotto il gioco una volta deve essere fatto anche dopo. Il caso a cui fa riferimento penso sia nel secondo tempo, quando c'è un giocatore da provercelli a terra, lì vabbè, anche, o per crampi o per perdita di tempo, ma è una cosa legittima, succede in tutti, anche a parti invertite è successo, quindi non stiamo accusando questo. Un giocatore da provercelli a terra, l'arbitro è andato a verificare, però è anche vero che lì la palla era ferma, il gioco era fermo, quindi sono anche due contesti diversi. No, lì semmai nell'occasione del fallo subito da Baroni ci poteva essere comunque il fallo. Se poi l'arbitro non l'ha fischiato, però la palla mi sembra finisce a Confente, che poi sì. Confente invece di buttarla in fallo laterale rinvia. Quindi forse il portiere non si è reso conto della gravità della cosa, pensava che si rialzasse da un momento all'altro, però è un'ingenuità che poi ha pesato tantissimo, perché se lui appoggia il pallone in fallo laterale molto probabilmente non prende il gol e poteva cambiare la partita, però sono attimi in cui prendi delle decisioni e si fa male anche a incolpare Confente, che poi è stato uno dei migliori. Sono circostanze, delle volte ti girano a favore, questa volta ti sono girate negativamente e ti sono costate la partita. Andiamo al secondo gol della Provercelli, che poi di fatto ha deciso la gara, la volata di Azzi. In realtà non credo Eleven Sports riprenda prima, ma nasce da una palla persa da Cesarini, che in realtà ovviamente ne gioca tante, non sempre può andare a buon fine la sua giocata di tacco, mi sembra. Questo è il cross di Azzi e Comi fa un gran gol. Tra l'altro Comi castigò il Siena anche a Novara, mi pare nell'ultimo anno della Serie B. E qui insomma trova un gran gol. Buschiazzo non legge il movimento sul primo palo di Comi. E Buschiazzo, come diceva Lorenzo, a freddo, è entrato a freddo al suo posto. Ma il gol che si prese col Novara a playoff. È vero, con Cascia che forse salta un po' più dietro. Sì, però qui c'è un palese errore del nostro difensore. Sì. Perché c'è una palla in verticale, corrono. Non fa neanche un movimento a bruciapelo, no? Comi, cioè semplicemente. No, ma io parlo mi sembra di Okada, no? Ecco, vedi, questa è una palla in profondità. Il terzino che corre lì dovrebbe andare a stringere, non può concedere 5 metri di campo, perché uno in corsa, se ha un piede, la mette dove vuole. Normalmente, come si dice in gergo, il terzino cerca di stringere o con una scivolata o con la corsa, cioè non si può concedere a un giocatore che si invola sulla fascia tutto questo spazio. Guardate tanto spazio c'è. Cioè, no, ma che fai? Una corsa in retta parallela? Devi correre verso in diagonale, è normale. Non riusciva a stargli dietro, questo è il problema. Perché sì, se lui provava a tagliare subito, gli prendeva un altro mezzo metro, l'altro, non riusciva fuori. Sì, l'altro problema dei nostri giocatori esterni è che si fanno scappare l'uomo, sia a destra che a sinistra, sempre. E questo è un problema. E chissà se magari dal canto ha visto e letto quell'azione e poi ha deciso nell'intervallo di cambiare Okada. È una soluzione che poi accennavi te nella prima parte, parleremo tra poco. Prima però ci vediamo un altro contributo dalla sala stampa. Eric Panizzi, alla seconda partita da titolare, ha parlato, ha fatto riferimento anche all'episodio del primo gol, dicendo che avevamo il possesso e quindi diciamo c'è anche responsabilità nostra. Sentiamoci Panizzi. Abbiamo fatto il primo tempo di alto livello, penso, facendo tutto quello che abbiamo provato e ci è spesso venuto. Il secondo tempo è stato un po' meno pulito, però abbiamo giocato 90 minuti dentro la loro metà campo e ci è mancato solo di buttarla dentro. Siamo stati poco a 4 perché comunque loro giocavano con due esterni larghi, quindi diventava un uomo contro uomo, non trovavamo superiorità. E purtroppo è andata così oggi. Come ha detto il mister, è dura da digerire, però dobbiamo pensare che abbiamo fatto 7 risultati utili in fila e oggi la prestazione l'abbiamo fatta noi e quindi la strada è quella giusta e dobbiamo ricominciare da qua.
A livello di risultati ti do ragione, oggi mi sa la prestazione che, è sempre buona. Oggi mi sa che ci siamo espressi molto bene, quindi se la palla sulla riga tre volte è andata di là, purtroppo cioè, c'è poco da fare, 99 volte su 100 la palla va dentro, quindi non è che possiamo lavorare su queste cose, anzi dobbiamo continuare a lavorare su quello che stiamo facendo, che lo stiamo facendo pure bene. Purtroppo oggi veniamo a casa con 0 punti e fa rosicare. Ovviamente abbiamo scalato in avanti, l'abbiamo fatto pure bene perché abbiamo lasciato l'ultimo uomo libero sul secondo palo, la palla è finita proprio lì e è andata dentro. Penso che oggi a livello di episodi si è girato tutto al contrario. E purtroppo non si può fare niente. Sta bene, sta benissimo, c'è una società importante, c'è una squadra importante, uno staff importante, quindi penso che stiamo facendo bene per quello che produciamo sul campo e si vede. Uno sconsolato Eric Panizzi, che però negli ultimi tempi sta trovando sempre più spazio alla seconda e alla titolare. E a proposito di titolarità, cioè di giocatori che scendono in campo dal primo minuto, Annalisa, abbiamo pronta una prima grafica che ci può dare indicazioni e spunti interessanti. Sì, è una grafica che riguarda le ultime 7 giornate, quindi quelle che vanno dal 25 settembre al 27 ottobre, e vediamo in porta con 7 presenze con Fente, in difesa D'Ambrosio e Baroni con 7 presenze, Buschiazzo 5 e Panizzi 3. In centrocampo Gerli e Ucadda 7 presenze, Serrotti e Migliorelli 6, Arrigoni 4 e Da Silva 4. Attaccanti Cesarini 7 presenze, Polidori 5, Guidone 3. Ecco, da questo grafico chiedo liberamente a chi vuole commentare. Intanto Confente, D'Ambrosio, Baroni, Gerli, Ucadda e Cesarini sono quelli che hanno giocato sempre. Noi abbiamo preso le prime 7 dalla partita col Monza a quella di ieri, praticamente il tempo, il periodo. E quello che considero è Cesarini, 6 gol in 7 partite, teoricamente da quella che sarebbe una seconda punta. Sì, queste sono le ultime 7 partite, Sì, e quindi voglio dire, questa statistica poi è interessante su quello. E, il pacchetto difensivo, ovviamente registrato sempre su D'Ambrosio, che nonostante sia un giocatore che non garantisce una continuità di rendimento, è sempre impiegato. Interessante anche la grafica del centrocampo, insomma i giocatori sono belli, e Serrotti, se posso aggiungere, divagando un po' sul tema, ieri grande partita. Sì. Ecco, secondo me ieri Serrotti ha giocato una partita veramente sorprendente, se posso dire, anche se le qualità tecniche ce l'ha, e di corsa e tutto quello che vogliamo. Però evidentemente i giocatori che il mister ha scelto sono questi, e normalmente uno zoccolo duro si sceglie sempre. Ci sono degli allenatori che scelgono addirittura un 11, quelli sono. Io non sono per questa filosofia, perché secondo me chi si impegna in settimana merita delle gratificazioni, però è ovvio che ci sono dei giocatori che devono essere impiegati più di altri. Ecco, riguardando la grafica possiamo notare, vabbè, portiere non si tocca, D'Ambrosio e Baroni non si toccano, anche se Baroni c'è da verificare l'entità del suo infortunio. Ballottaggi sono Buschiazzo, Panizzi per il terzo, poi ci sono Arrigoni e Da Silva, a questo punto per adesso si sono alternati, e Polidori, Guidone. Forse l'attacco resta il problema più evidente, un problema che è emerso Lapo ieri, perché per la prima volta Polidori non ha giocato, e il mister aveva riposto fiducia, no? Aveva speso anche parole dopo la partita con la Pianese, e a questo punto cioè, diventa quasi un caso, non solo Polidori ma tutto l'attacco, perché Guidone aveva un'altra chance e insomma ha stentato, anche lo stesso Ortolini in un certo senso insieme a Guidone ha prodotto poco, anche se effettivamente ha centrato un palo. Allora, la cosiddetta bocciatura di Polidori ieri era secondo me necessaria, perché Polidori non ha convinto quasi mai in queste prestazioni, ed è giusto anche che l'allenatore dia un segnale al calciatore, ai calciatori, quando giocano sottotono. Cioè, Polidori deve giocare su un altro livello, deve essere più presente, deve toccare più palloni, deve essere un po' più intraprendente, e credo che il messaggio di ieri fosse questo, e credo che sia giusto, faccia parte dei meccanismi, delle gerarchie e delle motivazioni che si danno.
Ieri Guidoni non ha fatto una partita straordinaria, ma rispetto ad altre volte l'attaccante era un po' più presente, perché comunque ha spizzato palloni di testa, ha lottato, insomma ha avuto anche un paio di occasioni in cui è stato più sfortunato che colpevole. Rimane ovviamente un problema punta anche adesso, perché insomma il bottino degli attaccanti è misero, è insufficiente, deve aumentare, perché una squadra che ambisce ai primi posti non può non avere un attaccante che non segna 5 gol alla fine dell'anno, insomma è abbastanza impensabile. Cesarini ha fatti già 6, però capocannoniere insieme a Infantino e Mota, non so per quanto puoi sperare che Cesarini da solo possa portare avanti i gol della squadra. Io dico la verità, Guidone non mi dispiace nei suoi limiti, che ovviamente ha per caratteristiche fisiche, però credo che in questo momento dei tre, Ortolini, Guidone, Polidori, sia il migliore per quanto partecipa al gioco, perché lasciando da parte un momento il discorso gol, il problema di Polidori, l'abbiamo detto anche settimana scorsa, è che non tocca palloni, o quantomeno nelle partite che ha giocato toccava pochissimi palloni, faceva pochissime sponde, quei palloni che toccava li sbagliava con gli stop per i controlli, e diceva anche prima Luciano, sono fondamentali. Ortolini è un po' esterno secondo me a questo discorso, perché è un giocatore molto utile in certe fasi della partita, forse dal primo minuto è un po' inadatto per caratteristiche, gli manca anche un po' di esperienza. Guidoni sembra essere quasi più paradossalmente adatto per giocare per la trasferta, che è un giocatore che comunque fa un po' di movimento, effettivamente in casa a volte si rende un po' evanescente, non fa magari le sponde per i compagni, non fa la guerra, per usare quel termine che potrebbe fare Ortolini o lo stesso Guidone, e magari insomma si rende poco utile nel far salire la squadra, nel fare movimenti in profondità, anche se come detto in casa giochiamo spesso con tutte le difese schierate, tutti dietro la linea della palla, e quindi insomma diventa anche difficile per un attaccante centrale, ecco. Anche se devo dire in assoluto non mi sembra poi una prima punta di quelle proprio classiche, ecco Polidori. Abbiamo parlato dell'attacco, ma c'è ancora tanto di cui parlare in tema Robur. Prima però c'è la pubblicità, quindi facciamo una piccola pausa e poi torniamo sempre qui con Studio Robur. Di nuovo in onda con Studio Robur, affrontiamo un altro tema, un tema di novità che c'è stato poco prima della partita con il calciomercato, che non dorme mai, anche se il mercato è chiuso, gli svincolati si sa si possono sempre prendere, e allora c'è un altro contributo da sentire, Annalisa. Sì, è l'intervista ad Alessandro Dal Canto a proposito di Lombardo, l'ultimo acquisto del Siena. Può essere che sia stata una mossa un po' azzardata, nel senso che avrei potuto inserire un giocatore come Setola in quel caso lì, però Lombardo è un giocatore che ha un buon piede, che batte le punizioni bene, è un giocatore che l'anno scorso ha fatto diversi gol, quindi ho tentato in un contesto di partita dove eravamo sempre di là, di tentare di usufruire di questa cosa qua. Chiaro che forse essere buttato dentro in casa appena arrivato così, appena arrivato comunque giovedì ha fatto di partitina, ci sta che sia stato un po' spaesato, alla fine non abbiamo perso per Lombardo. Questo allora, le parole di Dal Canto su Lombardo, ringraziamo anche OK Siena per il video. Allora, il mister ha detto ho rischiato, in effetti però mi poteva far comodo. Effettivamente nelle punizioni, in un paio di punizioni, in una Ortolini ha preso il palo, ha fatto comodo. Il problema è che in movimento si è visto un giocatore in ritardissimo di condizione, no Luciano? Sì, secondo me è stato un azzardo, l'ho detto prima. Io credo che magari, non lo so, non lo dirà mai il mister, ma indispettito dal movimento che non ha fatto Kadap nel secondo gol, quando non è andato a chiudere assolutamente, o in precedenza facendosi partire l'uomo, ossia scappare, e allora ha provato Lombardo. Però insomma un giocatore che sta inattivo, Ucadà 11 partite sulle gambe, lui 0, e l'hai visto, è un errore secondo me imperdonabile, perché poi al di là del piede sul calcio piazzato noi abbiamo visto che questo giocatore non dico si è esposto a una brutta figura, ma quasi, e questo è un errore
un errore. Lo mette in difficoltà in casa, sì, soprattutto. Però facendo un'analisi meno superficiale dei 45 minuti di Lombardo di ieri, io direi che questo è un giocatore che ci può dare anche delle opzioni di gioco. Lui è un esterno destro, alto, basso che sia, probabilmente potrebbe fare l'esterno basso, ossia il terzino, una linea 4 destro, che storicamente manca al Siena, e questo potrebbe dare, o perlomeno dare la possibilità al nostro mister di fare il suo modulo di riferimento, il 4-3-1-2. Allora a quel punto potrebbe tornare utile Serrotti trequartista e due punte. Ora io facevo una riflessione cercando di capire con quali giocatori potrebbe far quadrare la squadra il mister. Posto che il 3-5-2 sembra essere un modulo che ormai sta calzando abbastanza bene per caratteristiche di giocatori in rosa, Lombardo potrebbe essere il giocatore chiave, ovviamente quando sarà in condizione, per lanciare un nuovo modulo che sarebbe quello di riferimento del mister, ossia il 4-3-1-2. Tre a centrocampo ci sono e sono i tre, e trequartista Serrotti, oppure inventarsi ciò che si inventò Lorenzo, se lo ricorda, Papadopoulos quando ritornò e ci salvò dalla Serie B. Papadopoulos giocò con Pinga, Geda e Scalzo. Ora mi direte, Pinga, Geda e Scalzo, però nessuno era una prima punta, erano seconde punte e trequartisti, e in rosa te hai Cesarini, Dauria e quando rientrerà Guberti, che è prossimo, dovrebbe rientrare in questa settimana. Poi... E allora a quel punto, visto che non hai delle brillantissime prime punte, puoi provare a giocare con dei giocatori d'attacco, insomma Cesarini a seconda punta ha già fatto 6 gol, e sfruttare le caratteristiche di Dauria. Secondo me è un giocatore molto tecnico che può giocare anche titolare, o perlomeno potrebbe provare a schierarlo titolare, e con Lombardo finalmente terzino destro, anche se deve entrare in condizione, puoi giocarti tre che sono quelli del centrocampo, secondo me, che si conoscono a memoria, Gerli, Arrigoni e Vassallo, Serrotti, oppure questi tre che ti ho detto, insomma potrebbe avere delle opzioni in più con un solo giocatore, è Lombardo. Poi c'è anche se Baroni dovesse forzatamente rimanere un po' fuori, il ritorno alla difesa a 4 non è assurdo, perché magari invece di adattarci Buschiazzo, che come regista non è Baroni, mi spaventa un po' la condizione fisica di Lombardo. Sì, forse. Però, questo è vero, sì. Sì, poi Lombardo è duttilissimo, può fare anche il terzo di difesa, però effettivamente senza Baroni il regista, cioè D'Ambrosio o Panizzi, non ce li vede effettivamente al centro, e può comunque, tornando alla duttilità di Lombardo, lui è nato come centrocampista centrale, quindi ti può fare la mezzala, l'esterno di centrocampo, l'esterno di basso e il terzo, quindi su questo punto di vista è utilissimo. Il problema è aspettare, avere pazienza e aspettare una sua condizione. Anche se Lombardo ha parlato giovedì scorso, lui è stato praticamente preso in un blitz del Siena più o meno nella giornata del derby con la Pianese, e ha sorpreso infatti un po' tutti, perché c'erano altre società, il Lecco sembrava vicinissimo, e Lombardo ha firmato con il Siena e poi ha parlato in conferenza. Ci sentiamo un estratto dell'intervista. Sono veramente contento, sono molto motivato per iniziare questa avventura alla grande. Sono assolutamente a disposizione del mister, dei miei compagni di squadra, per dare il mio massimo contributo per raggiungere l'obiettivo. Quindi sono, come già detto prima, motivato, anche perché comunque il Siena è una squadra che mi ha cercato già nello scorso gennaio, quando ero a Lucca, e si è ricreata una situazione in questo preciso momento che ero nel mercato degli svincolati, e siccome stavo appunto aspettando una proposta, una situazione, una società che si rispecchiasse ai miei valori, alle mie ambizioni, e nel momento in cui il direttore Vare mi ha chiamato, mi ha contattato, veramente non c'è stato neanche, insomma, il tempo di pensare per accettare appunto la proposta, perché
il Siena è una società ambiziosa come me, e quindi assolutamente sono molto contento di questa scelta. Io ho seguito un programma molto specifico, ho lavorato con un personal trainer di Milano che mi ha dato un programma da seguire a Genova. Io quindi per la parte completamente, diciamo, fisica, facevo la mattina per, diciamo, in maniera personalizzata e da solo. E anche perché il, diciamo, gli allenamenti che poi facevo durante la settimana con una squadra di vicino a casa, di eccellenza, quindi insomma mi serviva a fare quel tipo di lavoro per mettere, diciamo, la famosa benzina nelle gambe, e poi utilizzavo l'allenamento con la palla di questa squadra per tenere un po' il ritmo più o meno partita, il tocco della palla, cercare di rimanere comunque il contatto con i compagni, il campo, la parte situazionale che comunque dà il gioco del calcio. Questo era Mattia Lombardo, figlio di Attilio, che ex Lucchese. Lo scorso anno, grande stagione nella Lucchese, si salvò nonostante poi il fallimento, 6 gol anche da calcio di punizione, perché ha un piede educatissimo, manca di condizione, però è un ingaggio che un po' ha sorpreso noi tifosi, Lorenzo. Chiaramente concentrati nel campionato ci siamo dimenticati che erano aperte le porte dell'acquisizione di giocatori svincolati, e poi il Siena ha una rosa già larga, no? Quindi diciamo che in questo momento ci eravamo soffermati magari a una punta a gennaio nei discorsi di fantamercato, ma non... Sì, è vero, adesso il Siena ha una rosa di 30 giocatori, anche se diciamo la rosa a libro paga è di 30, perché poi giocano 16-17, una rosa molto molto inferiore. Sì, ha sorpreso, però secondo me giusto anche quello che diceva Luciano, però dopo il cambio di modulo in corsa, cioè partita per fare con 4-3-1-2, poi invece ha trovato la quadratura col 3-5-2, mancava gli esterni di centrocampo, c'era solo Occatta, Migliorelli e Setola, quindi uno mancava. È capitato l'occasione, perché molto probabilmente si stava già accasando a Lecco, poi fortunatamente c'è la concorrenza fra Siena e Lecco, ha preferito il Siena, e quindi hanno un po' accelerato i tempi per prenderlo, anche se però credo ha solo il contratto fino a giugno, però può essere un giocatore in prospettiva futura. L'anno scorso a Lucca ha fatto un grandissimo campionato, rimane da capire come mai era rimasto disoccupato, un giocatore che con queste caratteristiche, insomma, e soprattutto con i 6 gol realizzati l'anno scorso in una squadra che sicuramente non era stata di alta classifica, insomma, che ha tribolato non poco. Sembrava fosse interessato il Siena, tra l'altro, all'inizio di calciomercato, probabilmente anche esigenze troppo alte. O chiedeva troppo come ingaggio. So che ha cambiato procuratore dall'inizio del campionato, quindi può darsi anche che ha fatto la differenza. Assolutamente sì. Questo quindi era Lombardo. Io, tornando alla partita, c'era un altro aspetto che volevo sottolineare, cioè al 63esimo Mignani, dal canto ha esaurito i cambi, che è una cosa che non rara, anche perché spesso abbiamo lamentato magari cambi tardivi, no, del mister. Stavolta invece uno era per infortunio, quindi chiaramente prematuro e inaspettato, ma gli altri doppi cambi sono avvenuti, gli ultimi due sono entrati Ortolini e Dauri, a passaggio al 4-4-2, una cosa che poi ha funzionato fino a un certo punto, però effettivamente ha avuto fretta e una cosa da... Allora, ha avuto nei primi due, no, non solo nel primo, perché Baroni infortunato e Da Silva sostituito subito, secondo me giustamente, perché era... Però Arrigoni non è Arrigoni delle ultime. Arrigoni ieri ha fatto la peggiore prestazione della sua stagione, senza dubbio. Quindi questi due, allora, i cambi di Baroni e Da Silva, secondo me, obbligati per motivi diversi. Da Silva io lo unisco al club di Polidori, cioè deve fare qualcosa di più, perché altrimenti nelle gerarchie in futuro secondo me non ci rientra. Per giocare. Oppure no. Per giocare deve fare il problema di più. Che abbiamo visto nella grafica precedente, cioè giocano sempre gli stessi, e quindi...
Sì. Cioè, quelli che giocano sempre, cioè Gerli, sono Baroni, ora speriamo ci sia, perché non si può cambiare, perché non c'è nessuno le sue caratteristiche. Gerli gioca sempre per lo stesso motivo, perché cioè Arrigoni può fare il regista, ma non può fare Gerli, non può fare le cose che fa Gerli, anche se anche lui ieri non ha fatto una seconda partita della stagione. Ucad ha giocato sempre perché finora non c'era uno che poteva giocare al suo posto, perché Setola per ora non ha fatto vedere di avere le caratteristiche di Ucadda. Ora con Lombardo sarà un altro discorso. Io temo che Setola vedrà poco. Sì. Da Silva in questo momento, secondo me, la caratteristica che a differenza dagli altri è la fisicità. Il problema è che poi nel resto delle cose nel campo per ora sta facendo male, perché tecnicamente sta giocando male. Emblematica è stata il tiro dopo la bellissima azione che ha fatto il Siena, conclusa e lì si rientra, dico quello che ho detto su Politori la settimana scorsa, cioè sono tiri che non riguardano la carenza tecnica, perché cioè, un giocatore come Da Silva sta in Serie C, sa ovviamente tirare meglio, lì è proprio mentalmente non esserci, cioè non esserci nel momento, e quindi insomma questo insomma, testimonia che Da Silva in questo momento non è al 100%, probabilmente non, né fisicamente e neanche mentalmente, nel giro dei centrocampisti. Ora Esserotti sta bene, quando rientra anche Vassallo, speriamo Vassallo, perché aveva fatto 5 minuti con la Pianese e non si è visto invece. Ecco, Vassallo spero rientri al più presto, ma quello che volevo osservare è che a volte, vabbè, ieri il mister ha avuto il cambio forzato, però all'inizio della ripresa ne ha fatti due insieme, una cosa inconsueta, quindi diciamo quello che mi ha stupito, ribadisco, è quello con Lombardo Cadà. Ma quello che voglio dire è che a volte questo mister io fatico a comprendere, nel senso che spesso noi cerchiamo di comprendere il mister da ciò che dice e da quello che ci fa vedere, sia con le squadre che manda in campo che come legge la gara. E io sto mister sinceramente lo capisco poco, perché sembra quasi che lui a volte sia eccessivamente diplomatico e che magari proprio lui, per porre diciamo rimedio a ciò che non gli piace, va a cambiare magari d'impatto e frettolosamente. Secondo me ieri Okada, al di là che ha fatto nel primo tempo una gara di corsa che nelle sue corde, probabilmente ha pagato il fatto che si è fatto scappare l'uomo e non ha stretto sull'avversario che andava a crossare, e quindi quasi come di impeto, ecco, mi sembra che a volte questo mister sia e mi piace, è questo, che prende delle decisioni di impeto, no? Del momento, che sono, e non dico che non sia riflessivo, però magari a volte, ecco, diventa difficile interpretarlo, ecco. Quello sì. Allora io volevo fare anche un'altra osservazione, se possiamo andare a vedere l'episodio curioso, perché all'85esimo il cronometro si ferma e la partita, già difficile per il Siena, diventa ancora più complicata perché non si gioca più, insomma la Provercelli che chiaramente difende e che soggetta anche a crampi o comunque a perdite di tempo, a un certo punto però i crampi li subisce anche il guardalinee, il signor De Chirico della sezione di Barletta, che va in terra, i sanitari del Siena lo intervengono, non ce la fa a rientrare in campo, no perché agisce fuori, ma insomma non ce la fa a tornare disponibile. Allora a quel punto il protocollo è il seguente: lo speaker annuncia, chiede se è presente un delegato AIA tra il pubblico, se è presente può scendere e prendere e sostituire il guardalinee. Non era presente, ovviamente, cosa che successe anche lo scorso anno nella partita casalinga con il Pisa, quando il Siena vinse, ma fu con molto patimento, con molto pathos. Eccolo qui l'episodio, il guardalinee non ce la fa, a quel punto tocca a un rappresentante del Siena, in questo caso come lo scorso anno Fabrizio Ernetti, il rappresentante, diciamo, delegato ai rapporti con l'arbitro, però per regolamento e anche per par condicio deve andare anche un rappresentante della Provercelli, e quindi entrambi i guardalini escono dai giochi e arriva anche il team manager della Provercelli, si perdono 6 minuti e poi, anche altro fatto curioso, l'arbitro darà i 4 di recupero solo al 96esimo, cioè dopo aver recuperato i 6 minuti. Insomma, una situazione paradossale che ovviamente non ha aiutato Lorenzo all'assalto finale, anche se l'assalto non c'è mai stato nel secondo tempo.
No, la partita era agli sgoccioli, però sicuramente anche questo un pochino ha turbato il finale della partita. Ma secondo me qualche arbitro in tribuna c'era, però non ha fatto finta di niente. vabbè, a quel punto dopo l'arbitro ha arbitrato praticamente da solo, perché ovviamente non teneva conto dei due guardialinee, ha considerato la partita sospesa fino a che poi è stata ripresa dal momento in cui aveva fermato il cronometro. Però sicuramente anche quello un po' ha influito, perché ha raffreddato un pochino l'attacco, il forcing del Siena. Però vabbè, si tratta veramente di attaccarsi a muri scialbati, come si dice, insomma. Certamente. C'è un ultimo episodio, lo vediamo però tra poco dopo la pubblicità. Il rigore parato a Confente, forse una delle poche note liete, anche se serve a poco, però serve per dare fiducia a questo ragazzo che sta dimostrando veramente belle cose. Dopo la pubblicità, arriva. Uno dei migliori in campo, oltre a Serrotti, ne abbiamo parlato prima, è stato anche Alessandro Confente, perché ha fatto diverse parate. Sui gol non poteva fare grosse cose, ha parato anche un rigore proprio alla fine, anche se ormai era ininfluente. Ce lo sentiamo Confente, poi ci vediamo anche l'episodio. Uno, perché non ha provato punti, e due, perché l'azione del rigore è nata dal rimbalzo sbagliato, quindi il rigore parato non cambiava niente. Beh, a livello personale penso che oggi potevamo giocare 24 ore, ma secondo me la palla non entrava oggi, proprio così. Secondo, secondo me se l'ha inventato, ha fatto un gran gol, e il primo ci ha fatto un attimo distrarre dal fatto che c'era Riccardo per terra, però comunque almeno dal campo mi sembra che fossimo posizionati bene. Poi la palla è finita proprio lì dove c'era l'unico uomo, quindi episodi. Siamo guardati e è bastato capire che insomma la strada intrapresa è quella giusta, purtroppo è andata male, però comunque la partita l'abbiamo fatta, quello non penso non si possa dire niente. Io ieri sera sto volando Monza Renate all'86esimo spento e poi ho visto che è successo e c'è il doppio rammarico assolutamente. La squadra e lo staff insomma che c'è la dice lunga, insomma. Le prestazioni anche, penso. Io mi trovo molto bene, sia a livello di compagni, a livello societario, città bellissima, io mi trovo veramente bene. Questo è Alessandro Confente, noi ne commentiamo, ma rivediamo il gesto tecnico di Confente, la parata su Azzi che si era procurato il rigore dalla curva, la visuale dalla curva, questo è il rigore, c'è una timida esultanza, poi il palo di Mal, chiaro serviva poco, poi arriva subito il fischio finale, però insomma anche questo è un... bella visuale, purtroppo è servita a poco, però Confente sta dimostrando di essere un bel portiere. Sì, e tra l'altro qui tenta anche di bloccarlo, quindi non si muove nemmeno troppo in anticipo. È un portiere che fra i pali mi sembra molto forte, è un classe 1998, per cui insomma giovanissimo. Per caratteristiche fisiche non è molto avvezzo a giocare con i piedi, però questo me lo rende simpatico e mi piace che esistano ancora giocatori che abbiano un po' il proprio ruolo, perché insomma quando eravamo piccini noi, i portieri non giocavano con i piedi, per cui insomma alla fine me lo rende anche, voglio dire, portiere di altri tempi. Lo ha ammesso, è stato anche umile, ha detto io il rigore non serve a niente averlo parato e poi l'avevo procurato io, perché sì, sbagliando sì. Un rinvio, quindi effettivamente vabbè, un po' sempre migliorare anche come fondamentale nel calciare con i piedi. Più che altro bisogna già iniziare a cercarne uno per il prossimo anno, Lorenzo. I giocatori migliori sono in prestito, quindi i Baroni, Confente. Però ecco, il ruolo del portiere onestamente noi, dopo escluso Pane, siamo sempre stati coperti, anche con lo stesso Moschin, ora la Provercelli. L'hanno sbagliato Pane, nel senso. Però ecco, è un giocatore che dà sicurezza, secondo me, è un portiere che dà sicurezza. Fino ad ora non ha sbagliato niente se non qualche rinvio, però secondo me la difesa, avere un portiere come Confente, ti fa sentire le spalle sicure, insomma. Allora, chiudiamo la parentesi Provercelli e adesso guardiamo, allarghiamo l'orizzonte, guardiamo un po' i risultati di questo turno, Annalisa.
Allora, partiamo dai risultati di sabato che riguardano il Monza e il Renate con un pareggio 2-2 e andiamo subito a domenica 27 ottobre, Arezzo-Giana 2-0, Gozzano-Pontedera 2-2, Pianese-Olbia 2-2, Propatria-Carrarese 2-3, Siena-Provercelli 1-2, Albino-Leffe e Alessandria 4-1, Como Lecco 1-1, Juventus Under 23 e Pergolettese 1-0 e 1-0-0 tra Novara e Pistoiese. Questi risultati, devo dire Lapo, che non si poteva chiedere quasi di meglio, salvo la Carrarese che stava perdendo con la Propatria, poi per il resto insomma sono tutti risultati utili. Da una parte andava benissimo, dall'altra si ripensa, si ripensa, perché lo diceva Luciano all'inizio trasmissione, ieri era una partita veramente importante e guardando questi risultati lo sarebbe stato ancora di più un eventuale, io parlo di vittoria perché alla fine se avessimo vinto non avremmo rubato niente. È una giornata che testimonia quanto poi alla fine le differenze tra le squadre, come si dice sempre, ci sono, però poi è difficile che il campo ogni volta le faccia venire fuori. Il Monza, abbiamo parlato prima, ha subito in 5 minuti 2 gol nel recupero. Cioè, testimonianza che nel calcio ci sono cose imprevedibili, e lo sport più bello del mondo anche per questo probabilmente. Poi ovvio non è che ci si può fustigare, cioè se avessimo vinto le altre hanno pareggiato, ovviamente bisogna sempre guardare avanti, però un aspetto non positivo, però un po' meno negativo che si può prendere a questa giornata è proprio questo, guardando anche alle partite che il Siena ha giocato, io lo dico ogni settimana, cioè guardo sempre l'avversario del Siena per capire se sulla carta per effettivi è superiore o no al Siena, e la Provercelli non è superiore al Siena, ha delle individualità fortissime, ma nel complesso non è superiore alla squadra più giovane del quindi campionato. È una squadra molto giovane, quindi è un campionato equilibrato in cui anche la superpotenza Monza, che ha due squadre, non una, ha due squadre, in 5 minuti può subire 2 gol in casa. Quindi secondo me c'è da essere ottimisti e cercando di non soffermarsi sui 90 minuti, ma sul risultato finale, ma sulla prestazione e sulle ultime prestazioni, secondo me in prospettiva c'è un cauto ottimismo. Questi risultati hanno una conseguenza, cioè una classifica estremamente equilibrata, la possiamo vedere, Annalisa? Sì, allora, primo in classifica è sempre il Monza con 29 punti, a seguire Renate con 22 punti, Pontedera Carrarese sempre 22 punti, l'Alessandria con 20 punti come il Siena subito successivo, sesto in classifica, a seguire Novara con 19 punti, Como 17 e con 16 punti dalla nona alla dodicesima posizione, Albino Leffe, Provercelli, Pro Parma e Juventus Under 23. Poi con 14 punti abbiamo l'Arezzo e con 13 punti a seguire Pistoiese e Pianese. 10 punti Gozzano-Olbia e Lecco con 8 punti. In fondo alla classifica abbiamo Giana con 7 punti e Pergolettese con 5 punti in classifica. Prima di far intervenire Luciano, devo segnalare che Provercelli e Juventus, che sono a 16, hanno una gara in meno, la recuperano mercoledì alle 20.30. In caso di vittoria di una delle due, va a meno uno del Siena, quindi rientra pienamente in corsa. Sì, e comunque se guardiamo questo turno, io che settimanalmente vado a scommettere i miei 2 eurini per fare dei multiplini, è impossibile andare a è perché, difficile, sì. Vinti zero per ora. No, cioè io a me piace scommettere 2 eurini sulla Lega Pro nel giro del Siena, ma non vinco mai. Mai perché ci sono dei risultati che sinceramente prima di questo turno sono sorprendenti. Per esempio, al di là della sconfitta del Siena, non mi sarei aspettato, ma non so se qualcuno se l'aspettava, però il Monza che pareggia non me lo sarei mai aspettato, ma anche l'Albino Leffe vince 4-1 dall'Alessandria, questo per dire cosa? Rimonta, sì. Esatto, e quindi voglio dire è un campionato indecifrabile. Se c'era una certezza l'Alessandria, adesso non c'è più. Capito, ma anche il Monza, mi sorprende il Monza, capito, perché sono già 2 partite consecutive che pareggia e sinceramente in modo inaspettato, ecco. Però anche per questo, cioè
vedendo questi risultati, vedendo che non c'è ancora una vera antagonista del Monza, mi viene da dire che c'è un gioco facile della squadra di Cristian Brocchi-Lapo, perché può permettersi un passo falso, cioè pareggia con Renate, subisce la doppia beffa, ma rimane il distacco invariato di 7 punti. Devono avere il gioco facile, cioè, loro con tutto quello che hanno fatto, con tutto quello che hanno annunciato, che non nascondono che tra 2 anni vogliono essere in Serie A, loro possono soltanto fallire in questa stagione, cioè, perché se arrivano primi hanno fatto il loro, se non stravincono c'è qualche insomma, hanno fatto un po' meno. Se non arrivano primi, io non oso immaginare se il Monza non arriva primo quali possono essere le conseguenze. Le conseguenze sull'allenatore sono, credo, scontate in caso di non promozione. Insomma, sarebbe un fallimento clamoroso, una squadra. Per esempio, al prossimo turno, se non sbaglio, gioca contro la Pergolettese, perciò insomma lì possiamo dire che sono 3 punti, quindi esatto. Alla fine il campionato, se poi Monza arriva a Pergolettese non vince, non è come un'altra squadra, quindi cioè, l'onore e l'onere di essere la strafavorita, ma cioè, non è che è la strafavorita per meriti negli anni, è la strafavorita perché ha un budget da Serie A praticamente, forse in un campionato ha un di problemino C, che è il portiere. Forse abbiamo visto poco fa le immagini con mandate da Leovigni, l'errore di Lamanna e la critica di Berlusconi. Quando Berlusconi va sul singolo e critica, è finita nel singolo. Sì, no, ma Lamanna secondo me è un portiere, eccolo qui, molto questo indeciso. Questo è il gol da 2-2 allo scadere, l'uscita di Lamanna e il gol. È un po' di sciocchezze, ne ha fatte tante in carriera. Anche Lamanna, contro di noi, anche contro il Siena. Sì, ma anche con comunque il Siena. Comunque il Monza subisce 2 gol in contropiede negli ultimi 3 minuti, perché anche il primo gol in contropiede, l'ultimo uomo che prova una rovesciata, non prende niente e il giocatore va in porta. Cioè, quindi dimostra il fatto che loro si sentano veramente superiori, e questo le può anche fregare, Certo. Troppa sicurezza. Ma un altro fatto che vorrei considerare è che comunque sia, alla fine questo è un campionato tutto, è un po' sperimentale, nel senso che le squadre annoverano un sacco di ragazzi giovani, è un po' una palestra, no? Se è vero che esiste la Juventus Under 23 a far parte di questo campionato, è vero anche che esistono tante squadre con tanti giovani, l'abbiamo detto prima, no? La Pro Vercelli, la squadra più giovane del campionato, per arrivare a dire cosa? Che probabilmente nell'arco della gara ci sono giocatori che non sanno abbassare o alzare i ritmi, cioè ci vuole sempre una certa esperienza nella gestione della gara, non solo da parte della, ma anche di chi va in campo. Ci sono i giocatori che riescono a diciamo gestire i flussi di gioco, e probabilmente in questa Serie C, in questa Lega Pro, tutte le squadre sono composte da giocatori che forse non hanno esperienza anche nel gestire certe fasi della gara. Allora si determinano risultati strani, partite strane, insomma è un campionato un po' un laboratorio, ecco. Forse alla fine anche questo può influire, ecco. Certo. Allora, prima di dare la linea alla pubblicità e poi fare l'ultima pausa parlando del prossimo turno e della partita con Renate, volevo soffermarmi anche sulla situazione tifosi, perché ieri all'inizio della partita è stato esposto uno striscione in curva, la curva non si comanda, un segnale nei confronti della società. La presidenza, quindi presidente e vicepresidente, hanno avuto anche una discussione con un tifoso in tribuna, e tra l'altro in tribuna coperta la polemica, diciamo, va avanti da più di questa giornata. Alcuni tifosi effettivamente a volte sono un po', diciamo, drastici e pesanti nell'analizzare la partita. Però diciamo questo tema sta emergendo, perché insomma il segnale della curva, che comunque sta conoscendo una grande crescita e continua a tifare con grande entusiasmo, in tribuna questi malumori, i malumori espressi dalla società, è una situazione che in un certo senso è anche paradossale, perché il Siena è a 2 punti dal secondo posto, veniva comunque da 6 risultati utili. Qui coinvolgo Lorenzo Molinacci, che è a capo, insomma, di una tifoseria storica come i Fedelisti. Ma la situazione è, come hai detto te, noi stiamo vivendo un campionato che secondo me forse è anche migliore rispetto a quello dello scorso anno, e quindi non si spiega questo clima che c'è, che si respira allo stadio fra una parte dei tifosi e la proprietà. Io vorrei dire che secondo me questa proprietà,
che comunque è arrivata a Siena, sappiamo tutti come è arrivata, che ha salvato comunque il Siena da una situazione piuttosto complicata, che credo abbia investito nel Siena più di ogni altra proprietà fino a questo momento, perché io non credo che poi lo stesso De Luca personalmente abbia investito, più o meno siamo lì. È chiaro che i risultati comunque c'erano stati, perché dopo due anni del programma triennale il Siena era in Serie B. Se la FIGC non cambiava le carte in tavola, il Siena era in Serie C, e questo secondo me è spesso viene dimenticato. Ladurio e Federico vivono l'essere presidenti e vicepresidenti da tifosi. Lo vivono come lo può vivere un tifoso, vivono la partita come la può vivere un tifoso. E si sa che se il tifoso nella piena trance della partita trovi qualcuno che ti battibecca, ti rispondi per le rime. Capisco che essendo presidente e vicepresidente dovrebbero avere un pochino più di savoir-faire e di magari soprassedere ad alcune cose, però ognuno ha il carattere che si ritrova. Può essere un difetto, può essere anche un pregio, perché dimostra attaccamento alla propria squadra. Però è una situazione che tutte le domeniche c'ha un'escalation, e quindi io, secondo me, questa è un'idea mia, bisognerebbe tutti un pochino fermarsi, magari fare, dico tutti, e magari fare un passo indietro, trovare anche il modo magari di mettersi a sedere a un tavolino, parlarci, confrontarci, vedere un pochino come stanno le cose, e poi ritrovare una strada comune, quella che c'è stata fino alla fine dello scorso campionato. Altrimenti, se no, diventa complicato arrivare a fine campionato con questi battibecchi continui, con questi malumori, con questa insopportazione reciproca da tutte e due le parti. Io non credo e non vedo alternative attualmente alla presidenza Anna Duglio. Quindi bisogna secondo me continuare a sostenere questa proprietà dopo un chiarimento, insomma. Ecco, io c'è questo clima del tutti contro tutti, credo porti poco lontano. Ne risente poi comunque anche la squadra, ne risente l'allenatore, e quindi secondo me bisogna porre la parola fine il prima possibile. Io mi posso anche far promotore di organizzare, se c'è la volontà, anche un incontro fra la proprietà e i tifosi che vorranno partecipare, per vedere se si riesce a trovare una strada, un percorso comune, perlomeno da qui alla fine della stagione. Condivido. Se posso aggiungere, insomma, prendo spunto da quello che dice Lorenzo e anche del fatto che io il prossimo anno faccio 50 anni proprio come il Siena Club Federissimi. Siamo nati nello stesso anno. Detto questo, io seguo il Siena da 40 anni continuativamente. In 40 anni il Siena ha avuto 9 presidenti. Io ne ho amato solo una, la follia, è Paolo De Luca. Gli altri sinceramente sono sempre rimasti nel mio cuore. Sono stato grato loro per aver sostenuto il professionismo a Siena, però non è che io mi affeziono né preventivamente e nemmeno nel corso ai presidenti di turno, perché purtroppo la statistica è questa: 40 anni, 9 presidenti. Se fate un calcolo matematico, vedete ogni quanti anni il Siena cambia il presidente e la proprietà soprattutto. C'è anche da fare un discorso sulla proprietà. Tutte sono proprietà che vengono da fuori, e il senese storicamente e anche per come è fatto è anche un po' ostile con chi viene da fuori, salvo poi in certi casi dargli tutto, come è risuccesso drammaticamente in questa città con certi forestieri. Quindi direi che
è un po' tutto molto complesso, ma già tutto molto rivisto, cioè questa fiducia incondizionata nei confronti del presidente Annadurio, che poi alle prime difficoltà diventa isterismo e anche un po' di tensione. Io direi che probabilmente tutti dovrebbero fare un'analisi su cosa è successo quando è venuta Annadurio a Siena, su quali porte sono state aperte preventivamente e su come si può andare avanti, perché come dice giustamente Lorenzo, ora alternative non ce ne sono e tutto sommato questa squadra bisogna essere sostenuta senza isterismi, è una squadra giovane, è una squadra che vuole trovare una continuità di risultati in un campionato strano, però secondo me qui bisognerebbe, l'analisi va fatta, è un'analisi va fatta attentamente, ecco. Assolutamente, no, condivido le vostre parole, condivido anche una sorta di appello che ha lanciato Lorenzo Mulinacci, presidente del Siena Club Fedelissimi, a farsi portavoce per un eventuale punto d'incontro, anche a sedersi a tavolino per trovare una soluzione tra tutte le parti, tifoseria, rappresentanti della tifoseria e società, perché è ovvio che tutto questo va a scapito poi del rendimento della squadra. Lo si è visto lo scorso anno quando insomma il clima iniziò a farsi bollente dopo la partita con la Pistoiese e da lì. Anche perché, volevo dire, continuando l'analisi, io credo che il Siena in Serie C e non è una nobile decaduta. Il Siena in Serie C è nella sua categoria, perché nei 50 anni che diceva Luciano, e sono stati più l'anni come questi, forse anche peggiori di questi, perché tutto sommato ora in Serie C siamo in Serie C, ma la facciamo da protagonisti. Non si vincerà, siamo arrivati una volta secondi, una volta sesti, ora siamo quarti, però la Serie C è questa. Il Siena in Serie C ovviamente non è che la può paragonare alla Pergolettese o al Ponte d'Era o, anche se il vicepresidente l'ha fatto, anche se il vicepresidente l'ha fatto al Gian Armini, però sicuramente è una delle 20-25 squadre che sono le più blasonate di questa Serie C, ma di queste 20-25 squadre e ne va di sopra 4 all'anno e spesso non rientrano in questo numero di squadre perché magari c'è la sorpresa. Ma in realtà come il Catania, quanti anni è che sono a Serie C come noi? Quindi secondo me ci vuole anche un pochino di pazienza. Il Siena non è che può partire tutti gli anni con l'unico obiettivo vincere il campionato e se arrivi secondo è un fallimento. Ci sono delle vie di mezzo, insomma. Secondo me il fallimento è se arrivi in zona play-out, però facendo un campionato in cui te sei sempre stabilmente nei play-off, è chiaro, cioè, tutti noi tifosi si vorrebbe, e quindi quando magari arrivi sesto ti gira le scatole perché pensavi di vincere. Però sono risultati che magari possono anche essere apprezzati come la solidità di questa proprietà, che fino a questo momento non ha fatto mancare niente. Io penso niente. Che ancora noi siamo ancora molto smarriti da quello che abbiamo vissuto, nel senso che i 10 anni di Serie A e i 3 campionati di B, perché noi siamo stati più in Serie A che in B, hanno destabilizzato noi dell'ambiente, noi senesi, noi tifosi del Siena, e quindi ancora noi dobbiamo capire che questa nostra realtà ci sta stretta sicuramente, però a volte io fatico a vedere la prospettiva, cioè se la nostra prospettiva è quella di essere il Siena centenario che ha passato 90 anni della sua storia in Serie C, però io che sono un sognatore vorrei vederla sempre più in alto questa squadra. Certo, se ho un vicepresidente che si presenta e mi dice che si vuole attestare in questa categoria, me la Gian Arminio, e solo l'anno scorso dice la Serie B non deve essere per noi un'ossessione, un po' mi preoccupo, perché insomma prima di morire lo vorrei rivedere il Siena in Serie B, ecco. L'entusiasmo che hanno questi ragazzi dei figli di Siena, che sono tutti ragazzi di 14, 15, 16 anni, 17 quelli più, o 18 quelli più vecchi, è ammirevole, ma soprattutto secondo me è dovuto anche al fatto che loro il Siena Serie A hanno visto, esatto, e vivono l'attuale come vivono e si viveva noi, allora, esatto, esatto. Certo.
C'è la pubblicità, c'è la pubblicità. Torniamo poi con l'ultima parte. Parliamo di Renate, questa squadra che sta stupendo e che affronterà il Siena. Ultima parte di Studio Robur, è il momento di passare al prossimo turno, però prima di vedere il prossimo turno guardiamo con Annalisa qualche numero del Renate. È il prossimo avversario del Siena, abbiamo visto, è al secondo posto, ha soli 2 punti dalla Robur, quindi è un obiettivo, diciamo, raggiungibile e superabile, ma è una squadra molto ostica, no, Annalisa? Ha numeri impressionanti, sì, in casa. Abbiamo appunto il suo rendimento casalingo, possiamo vedere dal grafico le sue partite contro il Pontedera, dove ha vinto 4-0, a seguire Como 2-1, Olbia 2-0, pareggio 0-0 Carrarese e poi Gozzano 3-0 e col Novara pareggio 1-1. Col Fatti 12 e subiti 2. Ora è vero che anche il Siena ha un rendimento impressionante fuori, forse migliore, però qui si parla di 4 vittorie e 2 pareggi contro, tra l'altro, squadre, cioè Pontedera, Como, Carrarese, Novara, Gozzano, l'Olbia, il Siena ci ha perso, quindi non può dire nulla. Insomma, sono numeri, Lorenzo, di tutto rispetto. Renate è la famosa sorpresa, no? Come si diceva prima, che te non metti assolutamente in preventivo, e invece seconda e terza in classifica ci sono. Più vicino. Ci sono seconda e terza in classifica, ci sono il Renate e il Pontedera. Quindi, mentre squadre magari partite con i favori del pronostico, tra cui il Siena, ma anche l'Alessandria, il Novara, sono molto più indietro, perché. Purtroppo, ma poi anche il bello del campionato, queste piccole squadre che non hanno assolutamente nessun tipo di pressione, che costruiscano le squadre così, tanto per fare dei buoni campionati, e spesso gli riesce anche di fare dei piccoli capolavori. Ora Renate è la prima volta che si trova nelle prime posizioni della classifica, ma il Pontedera c'è in maniera continuativa, quindi dimostra che la società sta facendo benissimo. A Renate, anzi a Meda, no? Perché si giocherà a Meda. A Meda, sì, allo stadio Città di Meda. Quanti tifosi c'è da aspettarsi del Siena? Bah, secondo me non tanti, perché come al sempre c'è stata Crema e c'era una settantina di tifosi, poi il resto sono sempre stati intorno a una trentina, perché sono trasferte. A Crema perché era inedita? Cioè, ha avuto un po' più di fascino, di attrazione? No? Ma forse perché era la trasferta più vicina del girone andata, si fa per dire, insomma. Però ecco, insomma, poi dopo mettersi in viaggio dopo una batosta casalinga, perlomeno a me, io quest'anno non ho fatto nemmeno una trasferta, perché cioè, perdi in casa e sono trasferte, come dicevo, impegnative, e che quindi ci vuole gli stimoli giusti e la voglia buffa, la voglia giusta di montare a macchina e fare 1000 chilometri per andare a tornare. Stiamo imborghesendo, impoltrendo. Si guarda su Eleven Sports, che ormai ci dà un servizio enorme. Comunque, di questa partita qui, come per tornare a quello che abbiamo detto all'inizio della partita, dispiace un po' la prospettiva mancata, nel senso che noi potevamo presentarci a questo scontro come secondi in classifica. Anche forse con 2 risultati su 3, perché no? No? Perché comunque, sì, sì, comunque. Esatto. Comunque io, sempre per la logica dei famosi 2 eurini che mi gioco il fine settimana, non scommetterei sul fatto che il Siena andrà lì a fare una brutta partita, anzi. Un X2, cioè, capito? Perché... cioè, quello che voglio dire è che non mi sorprenderei affatto se il Siena andasse lì e facesse una grandissima partita, proprio per confermare questo trend che è assolutamente incomprensibile per certi versi, o comprensibilissimo per altri. Però quello che voglio dire è che il Renate sabato ha fatto una partita bellissima contro il Monza, ha giocato benissimo, per chi ha visto la gara è rimasto sorpreso anche dalla qualità e del livello di gioco di questa squadra, che evidentemente ha, perché sennò Giuseppe non potrebbe fare questi risultati. Cioè, questa è una squadra che sta giocando bene, e questo è sicuramente un dato di fatto. Lapo, Renate? È un test importante perché è la squadra, Monza a parte, in cui è stato un episodio, insomma, particolare,
più forte poi ve l'hai affrontato in trasferta, dove stai facendo benissimo. E sulla carta Siena andrà lì per fare una partita ovviamente diversa, no? Rispetto a quella che ha fatto la Provercelli, per ovvi motivi, con una gara più bassa, più difensiva di ripartenza, dove si è sempre mostrata a proprio agio, no? Perché i risultati in trasferta lo testimoniano. Però io non mi aspetto una partita di catenaccio, per dire, perché il Siena, non lo so, credo che nella sua crescita personale, nella sua crescita naturale, abbia nel destino, tra virgolette, di essere una squadra che prova sempre a fare la partita. Non lo so, io per caratteristiche di giocatori, l'ho detto anche loro, per la volontà dell'allenatore, per come li vuole far giocare, poi è ovvio, cioè, quando vai in trasferta non puoi pretendere di avere la palla per 90 minuti o di creare 80 occasioni da gol come hai fatto con la Provercelli. Però è anche vero che è sbagliato, no, andare contro poi la natura stessa di gioco di una squadra, che poi alla fine più che dell'allenatore è degli interpreti che ha in campo, cioè è l'allenatore che semmai deve cercare di adattarsi ai giocatori che ha. Ora, non dico che con Renate il Siena andrà a fare una partita, andrà a cercare di dominarla, però io sono curioso di vedere l'atteggiamento, perché secondo me più andremo avanti più si livellerà questa differenza tra trasferta e casa, che secondo me è solamente temporanea, è dettata molto dagli episodi della sfortuna, e vedremo un Siena sempre più intraprendente, che ovviamente non è che è detto sia positivo, perché poi dipende questa intraprendenza in cosa la traduce nella pratica. Però ritornando a quello che dico sempre, cioè il livello degli avversari, su Renate ancora non mi esprimo perché non ho abbastanza dati, lo farò prossimamente, le altre squadre non hanno la maggior parte delle volte il tasso tecnico che ha il Siena, e quindi in prospettiva, secondo me, immaginare una squadra che fa la partita, quantomeno nelle intenzioni, è una buona prospettiva. Ovviamente domenica è una partita particolare per tanti motivi, Renate sta vivendo un momento straordinario, quindi bisogna anche essere un po' cauti. Certo. Ci guardiamo, Annalisa, il prossimo turno? Sì, ci sono le partite che si disputeranno sabato e domenica. Sabato 2 novembre alle 8.45 ci sarà Alessandria-Novara e domenica nel primo pomeriggio Gozzano-Albino-Leffe, Olbia-Provercelli, Renate-Siena. 17.30 Carrarese Lecco, Como Pro Patria e Giana Juventus Under 23, Pergolettese Monza e Pistoiese Pianese e Pontedera Arezzo. Direi che questo è l'unico vero scontro diretto di giornata. Alessandria Novara, sì, forse il derby piemontese Alessandria Novara di sabato. Bella partita, eh? Bella partita, 2 euro dove le giochi? No, guarda, non saprei assolutamente. Chiaro che l'Alessandria deve rifarsi, perché probabilmente non si aspettava di perdere così malamente. 4 gol in trasferta sono sempre tanti, e comunque anche il Novara non ha una continuità di risultati. Secondo me il Novara è una di quelle squadre che potrebbe sempre ambire, no, a posizioni, però non ha trovato la sua identità. Un'altra squadra non ha trovato la sua identità è il Como, squadra che si percepisce che possa essere una squadra importante, ma ecco, per ora, insomma, diciamo la verità, in queste ultime giornate abbiamo capito che delle realtà importanti di questo campionato sono il Pontedera e la Carrarese, oltre il Renate, e a parte il Monza che fa il suo campionato a parte. Ecco, quelle che stanno facendo bene sono queste tre: Renate, Carrarese e Pontedera. E questa e quelle altre ancora, secondo me, devono emergere, anche non solo come continuità di risultati, ma anche come caratura. Ad esempio, un altro risultato che mi ha sorpreso la Pro Patria, che a Siena sembrava essere una squadra quadratissima e prende 3 gol in casa. Insomma, è un campionato troppo strano. Ecco, sinceramente non saprei trovare punti di riferimento, a parte quelli che ti ho detto. Insomma. Venendo alla formazione, considerando che mercoledì dopo la partita con il Renate, il Siena scenderà in campo nel suo secondo turno di Coppa Italia, mi pare i 16esimi di finale, in un derby con l'Arezzo. È stato deciso oggi l'orario, si giocherà l'Artemio Franchi, ma si sapeva già, l'orario sarà alle 20.30, orario serale, quindi come lo stesso orario della partita con il Pontedera. Considerando Lorenzo la partita di Coppa Italia, io penso che ancora una volta Dal Canto metterà lì quei giocatori con poco minutaggio,
mentre invece insomma la partita di domenica ci saranno pochi stravolgimenti. Ma io allora domenica sicuramente sì, però se, giocando contro l'Arezzo mercoledì e mi sembra lo disse anche dopo la sì, che non capiterà che non è, è una regola. Secondo me non fa giocare proprio tutti quelli che non sono scesi in campo. Secondo me cerca di mandare in campo una formazione più solida, perché al di là del superamento del turno in Coppa Italia, che comunque fa sempre piacere, insomma, è comunque sempre un derby molto sentito e quindi da affrontare compatibilmente con il turnover, ma nella migliore formazione possibile. Lapo, formazione, non è che ci sono tanti recuperi, o meglio, Vassallo e Campagnacci hanno ormai una settimana piena con il gruppo, anche di più, Vassallo era entrato con la Pianese, vediamo, non so se, sinceramente non so se hanno nelle gambe la possibilità di giocare dal primo minuto, non ce l'avrà Guberti che comunque rientra pienamente nel gruppo, da verificare i Baroni, però diciamo grosso modo i giocatori sono quelli, da capire Polidori che non ha saltato la partita, si parlava prima un giocatore più da trasferta. Per quanto riguarda Vassallo e Campagnacci, allora, da una parte Campagnacci non credo che abbia speranza di giocare nel primo minuto. Credo che ci sarebbe Dauri a questo punto, avendo giocato bene Dauri nelle ultime partite, credo che Campagnacci sia l'ultimo nelle gerarchie davanti, o quantomeno insomma, in quel ruolo lì. Vassallo non credo giochi dal primo minuto per due motivi, perché comunque è rientrato adesso e poi una cosa abbiamo già detto, il mister lo ha sottolineato, è un giocatore utile quando c'è entrando dalla panchina, perché ha delle caratteristiche che i centrocampisti non hanno, quindi questo duplice motivo secondo me lo porterà ancora una volta a sedersi in panchina. Al cambio ci sarà il centrocampo secondo me tra Rigoni e Da Silva, credo a meno di clamorose sorprese. E davanti, sinceramente, credo che venga confermato Guidone, perché secondo me, lo ripeto, non ha fatto una brutta partita ieri e è giusto insomma dare un minimo anche di continuità. Io Cesarini ieri non ha giocato benissimo, però credo che Guidone sulla carta sia quello che possa farlo giocare meglio in questo momento. Poi ovviamente il mister l'ha sottolineato molte volte, ha detto anche te che ha piena fiducia in Polidori, e tutti noi confidiamo sul fatto che possa migliorare, però insomma secondo me Guidone merita di avere un minimo di continuità, un'altra chance nella partita con Renate. È vero che come diceva Luciano, Polidori magari con gli spazi aperti, contando che Renate possa stare un po' più alto, può essere utile, però è anche vero che in certe situazioni è utile anche avere uno come Guidone quando sei schiacciato e non trovi spazi, perché ci sono state molte partite in cui te magari eri più basso, facevi lanci lunghi perché magari difendevi in 1-0, poi è andata bene, però non tienevi un pallone. Interessante dalle statistiche capire e vedere che Renata in casa tende ad attaccare e cerca anche di segnare molti gol, quindi questo potrebbe avvantaggiare il tema tattico della gara, laddove il Siena, ricordiamolo, comunque ha fatto 5 su 5 in trasferta, certo. Perciò insomma sicuramente una partita da vedere, anche con dei presupposti molto molto spettacolari, perché insomma il Renate abbiamo detto in casa vince e segna, il Siena le vince tutte fuori casa, ma magari non so, per la prima volta viene fuori un X, non lo so. Se sono l'X. Ci sta, Renate Siena, fischio d'inizio alle ore 15 allo stadio Città di Meda, ci sarà modo di parlarne con Anteprima Robur, la conduzione di Lapo Cinelli, venerdì. Siamo arrivati in chiusura di trasmissione, quindi ringrazio i miei ospiti, grazie a Luciano Sardone. Ciao, grazie a te. Lapo Cinelli. Grazie a te Giuseppe. Lorenzo Mulinacci. Buonasera. Annalisa Petri. Grazie, buona serata. Grazie a Leonardo Vigni in regia, a Marion Comici alla messa in onda, grazie anche a Francesco Lo Giudice che ci ha mandato il video dalla curva del calcio di rigore, grazie a voi ovviamente per averci seguito. Da Giuseppe Ingrosso un augurio di buona serata.